Facciamo un grande applauso al nostro corpo di ballo. Questo è un omaggio a Thriller di Michael Jackson. Milioni e milioni di copie vendute. Adesso voi dovrete replicare questa coreografia tale e quale, con tanto di costumi. Prego, andatevi a preparare. Herbert è vestito meglio adesso. Sto meglio adesso. Come la tengo? Poi? Me la posso tenere? Allora, siete pronti? C'è una coppia di ballerini in rappresentanza del corpo di ballo. Potete copiarli, quindi... Dobbiamo partire da terra, allora. Dovete partire... Ah, dobbiamo partire da giù. Mettetevi in posizione. Oppalala. Oppalala. Come fare sto piegamento? Senza tutto il resto. Scendito scrocchiato. Amo questo pubblico. Dai ragazzi, io non ci posso stare inginocchiato. Il problema è il ginocchio, capito? Il ginocchio. Dobbiamo si sega. 3, 2, 1, musica. Buonasera De Martino, benvenuto a Bestie. Buonasera, buonasera. Francesca Fagnani. Buonasera Giulia Dell'Ellis, prego, si accomodi. Fa delle interviste sempre molto pungenti. Buonasera Giulia Dell'Ellis, benvenuta a Bestie. Salve. Lei che bestia si sente? In questo momento una pantera. Una pantera, avrei detto, tutta nera. Senta, lei è nata a Zagarolo, vicino Roma, è cresciuta a Pomezia, vicino Roma, e si è diplomata a Nettuno, vicino Roma. Ma lei è in Roma, che gli ha fatto di male? No, sono nata a Roma, l'unica... Senta, lei ha partecipato a programmi televisivi come Uomini e Donne, Grande Fratello VIP e Love Island. Non teme di star puntando a un pubblico un po' troppo intellettuale? C'ha ragione. Senta, io di solito faccio una domanda su Roma, ma visto le sue origini burine, gli vengo incontro. A Sagra della Porchetta, a Riccia, no? A fianco al Palazzo del Comune, c'è un'istituzione che oltre alla porchetta fa buona pure la carbonara. Come si chiama? Frequento perché sto sempre in zona e si chiama da Romolo, è mio zio. Vedi che cosa importante proprio che le sa. Prego, si accomodi. Prego. De Martino, mi dica. Per furbo, ma non è che lei se la può scampare, lei per furbetto, con questo sorrisetto. Sono lei... sono stato convocato. Prego, si accomodi. Buonasera Francesca Bagnani. Buonasera. No, è che sono tre puntate che l'aspetto. Grazie dell'invito. Prego, che bestia si sente? Un Jack Russell. Ah, un canitto. Beh, insomma, non avrei mai detto.
Le do il del lei, mica si offende. No, è doveroso. Ecco. Dunque lei in una recente intervista ha detto di sentirsi un cuore di panna. Senta, ma se sta panna dovesse condire con qualche spezia, sì, che ci mette, mentuccia o mentana? Ma prezzemolino. Il 3 novembre del 1867 Garibaldi, che voleva prendere Roma, fu sconfitto dall'esercito pontificio in una cittadina alle porte della futura capitale. Si ricorda il nome della città? Mentana. Lo vede? C'è il piatto fisso. E le potevo dire Rocca Cannuccia? Mi vuole dare la cartelletta? Me la vuole dare? Che bel lavoro. Ah. Proviamo, proviamo. Vediamo lei che bestia si sente. Io una tigre. Andiamo sull'usato sicuro, anche lei è originale come l'ospite precedente. Dunque, lei è nata il 23 luglio 1987. Sì, per gamba. È una tigre, no? Leone, a luglio è leone. Se le cose non le sa, però... Sa te. Senta, quindi comunque lei è di fede giallorossa. Si ricorda la formazione della Roma il giorno dello scudetto? 17 giugno 2001. La Ferrara, Maradona. Sì, vabbè. Ferrara, Maradona. Sì, vabbè. Carbonara o Casatiello? Casatiello. Vabbè, vedi, si sta sciogliendo come neve al sole. L'ultima domanda. Tra Via della Conciliazione e San Pietro, al Civico 8, che c'è sta? Un semaforo. No, guardi, c'è un truccatore bravissimo dove io le consiglierei di andare, perché si vede che lei è il grandissimo Vincenzo De Lucia, il più bravo imitatore che esiste. Vincenzo De Lucia e Francesca Pagani. Sei tu. Grazie. Vieni qua. Passiamo la cartella, deponiamo le armi, ringraziamo Vincenzo e ringraziamo soprattutto Francesca Fagnani che si è prestata, ci è venuta a trovare. Ricordiamo il suo programma che ormai è diventato bestie. Un cult, non è bestie, bestie ma belve, belve, in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì su Rai 2 alle 23:30 circa. Più o meno, comincia domani, la nuova stagione. E io l'aspetto, me l'hai promesso. Io l'ho promesso, che ogni promessa è debito. È coraggioso. Io ti vengo a trovare, volentieri. Grazie. Francesca Fagnani.